Beatrice Baratto presenta il suo nuovo libro Né giorno né notte. Eccoci, io sono veramente contentissima, per me questa è veramente una grandissima soddisfazione perché insomma, corona un pochettino quello che sono i miei tanti anni di lavoro come giornalista, però scrivere un libro è stata un'emozione che è andata al di là e che va oltre insomma tutto quello che uno veramente possa immaginare. Sono felice perché l'abbiamo presentato al Salone Internazionale del Libro a Torino ed è andato bene, è stato un grande successo. Oggi lo presentiamo qua a Imperia, poi faremo un tour in tutta Italia quale presenteremo il libro. Io sono felice e insomma voglio ringraziare veramente il mio editore, la mia casa editrice, l'Araba Fenice, perché hanno creduto in me e a loro è piaciuto tanto questo libro, quindi mi hanno dato fiducia. E poi insomma soprattutto Giovanni Gastel, che insomma come tutti sappiamo è uno dei fotografi più importanti al mondo, il quale mi ha fatto la prefazione e la foto del retro della copertina. Quindi insomma cosa dire, io credo che da qua posso iniziare una nuova avventura e speriamo che sia solo insomma, il primo di tanti altri. Di cosa parla il libro? Il libro parla, sono una serie di racconti molto, molto duri, molto forti, molto crudi, che parla, non so, dai giovani che abitano in periferia, parla di aborto, parla di madri, parla di amore, parla di persone con problematiche, parla di pedofilia, parla di, non so, di tante cose, di fasce da stazione ad esempio, la gente che vive nelle stazioni, la gente che vive ai margini, donne di mafia, che è un racconto al quale io sono particolarmente legata, però non ve li sto a raccontare tutto, dovete leggerli perché sicuramente, insomma, io sono sicura che vi piacerà e che ne varrà la pena. Grazie. Grazie Beatrice.